We have a dream. Io mi sono già incontrato con lui. Ha un nome che si addice perfettamente sia alla stagione che al suo abbigliamento. Lui si chiama Freddo. Fantastico. Red, sei fantastico. Perché? Perché interpreti, tu sei un interprete. Cioè, che cazzo interpreto io? Osservi, guardi, vedi, riesci a mediare, passi da una cosa a un'altra, sei proprio un artista. Ma che... non avresti potuto fare altro che quello che fai, dare voce agli artisti. Vabbè, ti ringrazio, ma cioè nella vita a me piace, insomma, incontrare persone che hanno qualcosa da dire. Vedo che tu sei circondato da... Ma quanti strumenti suoni tu? Nasco come violinista quando ero molto piccolo, da bambino, il primo strumento che ho iniziato a suonare, poi pianoforte, e poi sono passato alla grande passione della mia vita, che è la batteria, che è qua, e è stato il mio lavoro, è quello con cui ho pagato l'affitto per tanto tempo, e poi da lì, suonando con le band, ho imparato prima il basso, basso elettrico, e poi la chitarra, che è uno strumento meraviglioso, è quello con cui scrivo le mie canzoni. Quindi praticamente tu suoni tutti gli strumenti? Sì. Cioè, praticamente facendo la produzione dei miei pezzi, ho messo insieme tutto quello che ho imparato negli anni stando insieme alle persone. Cioè, non, l'unico strumento che ho davvero studiato a fondo per fare una professione è stata la batteria. Quello, cioè, lo conosco proprio bene, perché è proprio stato un approfondimento. Come hai fatto a farti a pagare tutte le spese con la batteria? Perché a un certo punto ho capito che, questo te l'avevo anche raccontato, in Italia, mi ricordo, era il 99, avevo intuito, percepito che non avrei potuto continuare a fare il percorso che volevo, ad arrivare dove volevo arrivare, se fossi rimasto lì, soprattutto nella provincia, nelle Marche, eccetera. E avevo degli amici a Londra e sono venuto qua su, e quindi te l'ho raccontato anche, lo ripeto perché è importante per tutti questo, secondo me, il fatto che noi dobbiamo visualizzare quello che vogliamo. Nel momento in cui lo visualizziamo e ne parliamo ad alta voce, cioè diventa proprio un mantra per noi, le cose accadono. A me mi si sono presentate le cose che io volevo trovare a Londra. E diciamo che a un certo punto ho diviso la mia attività a metà tra percussioni e batteria, suonando nei club, suonando con un artista che è stata firmata con la EMI, girando un po' l'Europa, eccetera, e facendo produzioni in studio. Quindi, diciamo, ho potuto abbracciare la musica così, diciamo, con due mani, no? Senti, allora, partiamo subito con qualcosa di tuo. Lasciamo francamente alla fine, ok? Sì. Che è il tuo ultimo singolo, giusto? Il tuo ultimo. Sì, esatto. Tu, guarda, è casa tua, quindi l'autista sei. No, non sono autista. Io ho 1, 2, 3, 4, 5 video tuoi, quindi dobbiamo scegliere con cosa vorresti tra l'uragano delle scuse, essere normale, poi ci sono gli highlights, guarda, che sono tu dal vivo, e poi c'è The Immigrant Session. Facciamo una cosa. Siccome ho visto il video adesso del ragazzo che ha appena messo, diciamo, ricolleghiamoci allo stesso argomento, cioè? Perché io ho fatto un video, essere normale parla di una persona che ha deciso di non esserci più su questa terra, come dici sempre tu, di andare in un'altra dimensione, e quindi ho affrontato quell'argomento in maniera, spero, abbastanza poetica. E chi è quella ragazza bianca, che vestita di bianco, che c'è nel video? È una bravissima pattinatrice delle parti mie. No, lascia stare, ma cosa interpreta? Ho capito, perché dopo alla fine... Interpreta una ragazza che non c'è più, come nel caso di Sì, ho capito, però scusa, cioè tu identifichi non esserci più con quella squarcio nel vetro? Guarda, nella vita decidere di andarsene è una decisione molto forte, e secondo me è l'unica cosa che può descrivere davvero in maniera che può attenuare la difficoltà di accettare una decisione del genere, è solo la musica. Sì, è uno squarcio nel vetro, è un abbandonarsi di conseguenza forse a una difficoltà proprio psicologica, eccetera. Oggi siamo circondati
di difficoltà, cioè siamo in un mondo, in un momento storico che ci mette sotto pressione, quindi non tutti riescono a farcela, insomma. Io ho cercato di creare poesia in un qualche cosa che comunque è doloroso e mi collego a lui perché tra l'altro è l'ultimo singolo svincolato da tutti gli altri, dagli album, dai progetti quelli più corali. Stai dicendo essere normale? Essere normale, sì, è Ma l'unico singolo che sta lì da ok. solo, diciamo. È Allora lui si un'esigenza. in arte si chiama Freddo, in realtà è Fred Portelli, lui, ma sei ancora a Sì. Londra? In questo momento sei a Londra? Sì, sono a Londra, sono nella mia caverna. Sto a Newington, est, nord-est della città. Passo qui tutti i miei weekend. E quindi. Ah, ma c'hai una finestra lì o no? Sì, è qua. E cosa vedi fuori? Fuori vedo il magazzino di una. Qui sono tutti Jewish, tutti ebrei, quindi cioè, sono quelli ortodossi con i cappelli, eccetera. Quindi ogni volta che io arrivo in studio nel weekend ci sono queste persone molto religiose, così è. Quindi è come entrare dentro un film di Sergio Leone, come entrare in America negli anni 70, sai quelle cose proprio. È un mondo alternativo. Io proprio divido la mia vita in due, diciamo, fino al venerdì sono una persona normale e poi dal venerdì alla domenica Cioè, ma fino a sono venerdì, nella e mia. che cosa fai, scusa, fino al venerdì? Fai sempre il Faccio musicista? O cosa fai? video e fotografie. Ah, ma per chi? Per altri artisti? No, per aziende, per comunicazione per aziende, eccetera, però diciamo, io ho smesso di fare musica a un certo punto nella mia vita proprio per problemi personali profondi, non credevo più, diciamo, nel music business, mettiamola così. E sono stato fortunato a potermi reinventare perché, avendo fatto il produttore usando i software della produzione musicale, ho imparato in maniera molto semplice a fare l'editing dei video. La passione per la fotografia ce l'ho sempre avuta. C'è stato il momento in cui sono arrivato, ho sentito prima che parlavi delle Canon, no? 10-15 anni fa sono arrivate le prime Canon DSLR, quindi delle macchine che hanno permesso a tutti di fare, diciamo, film o riprese ad altissimo livello, quasi cinematografico. E quindi io sono entrato in quell'onda, per un attimo ho dimenticato la musica e è diventata una professione che poi, tra l'altro, io ricominciando a fare musica e facendo il progetto Freddo, ho inserito all'interno di tutto il progetto perché tutti i video che vedrai sono tutti scritti, spesso girati, tutti editati da me. Ok, questo è Essere Normale, lui è Fred Porcelli, in arte Freddo. Cosa ho detto di sbagliato adesso? Che non vuoi parlare più? Che cosa c'è che non si muove dentro? O forse non ti muovi tu? Tue paure e quelle voci addosso, però le senti solo tu. E cosa importa poi degli altri adesso? Ti prego, resta un po' di più. Quello che nasce così, dentro un battito, un respiro. Lo so che un attimo e poi cade ogni perché, e resto così, anche se tu non lo vuoi. Lo sai che vivere è poi essere normale, imparare a camminare. Sai che non può andare.
so che non mi puoi sentire adesso. È come un piccolo refrain. Io che ti parlo e tu che tagli corto. Ti giuro non so più chi sei. E scusa, non ho mai capito niente. Niente quello che mi posi addosso. Io ti avrei sollevato il peso, il mondo intero, che adesso lasci e te ne vai. So che non si può fermare quello che nasce così dentro un battito, un respiro. So che un attimo e poi cade ogni perché, e resto così anche se tu non lo vuoi. Sai che vivere è poi essere normale e imparare a sopportare te. Ma tu lo sai che non puoi andare così, che non vale, no, io sono fragile. Allora, ma ricordavo. Non ti ricordavi il video o la canzone? Sì, la canzone, il video. Ogni volta rientro dentro e rivedo tutto il percorso. Era una tua amica? Una conoscente. Io vengo da un paesino molto piccolo, quindi diciamo pesa l'assenza di una persona che se ne va in questa maniera. Ma dove in che paesino eri? Io vengo da un paese che si chiama Cupro Marittima, provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, vicino San Benedetto del Tronto, e il video è tutto girato proprio sopra il mio paese, una campagna lì vicino, molto bello. Allora, Fabio ti chiede, Freddo, le 6:10 dell'orologio è l'ora in cui è successo l'episodio che ha ispirato la canzone, o il 6 di ottobre? No, noi siamo stati a girare dentro un posto che tra l'altro non potrei nemmeno nominare perché... ho avuto alla fine, c'è stata una ricerca lunga per poter avere i permessi per girare lì dentro, e abbiamo girato dalle 4 della mattina fino alle 9, e quello che vedete è quello che abbiamo trovato. Io avevo fatto una ricognizione sul luogo perché mi piaceva utilizzare un luogo abbandonato, e è stato proprio, cioè, io ho utilizzato tutto quello che ho visto velocissimamente, decidendo con il cameraman facciamo questo, e poi la maggior parte del lavoro è fatto in editing. Però ripeto, quando uno ha chiare le idee, sa quello che vuole fare, poi gli spunti li trova. Quindi l'orologio è quello che abbiamo trovato. Quell'orologio starà fermo lì, penso, dagli anni 90, perché quel luogo era un luogo pubblico. Ripeto, non posso dire che posto è, chi è della zona lo riconosce, però è un posto che ha chiuso tantissimo tempo fa, e dentro abbiamo trovato il tempo immobile. Sembra quasi che tu volessi tornare indietro nel tempo e congelare l'attimo in cui questa persona si è andata. Bravo, sì. Ok. Sì, questa è la... Che cosa vuoi vedere adesso? Hai due video, quindi uno è sicuramente, francamente, e l'altro può essere l'uragano delle scuse, gli Eli Snow o The Immigrant. Guarda,
Io farei scegliere te. The Immigrant è una partecipazione live che ho fatto un paio d'anni fa con Dine Boop. È un video che ho scritto, è una canzone che ho scritto dopo aver visto un documentario in televisione. Io, sai, da lontano, da Londra, quando si guardano le cose italiane, tutto risuona di più. E quindi sono stato molto colpito da questo documentario di Domenico Iannacone. Che parlava degli immigrati africani che erano bloccati in Italia, eccetera. Quindi ho scritto una canzone, ho deciso di inserire una parte in Wolof, che è la lingua senegalese, ho trovato un cantante senegalese e insieme abbiamo fatto questa joint venture. L'altro invece è l'ultimissimo. Aspetta, aspetta, The Immigrant. Cos'è che non ho capito?
sbagliato. Cos'è che è andato perduto? Due canzoni che sono due punti di vista della stessa storia. Si lavora, il tempo è quello che è, a dicembre mi danno l'aumento e speriamo che è vero, e allora non torni a Natale, che peccato però, scende pure tuo fratello, non mi vedo da aprile, lo sai. Sai come vanno ste cose, devi stare che se te ne vai c'è la fila lì fuori alla porta, primo stronzo mi fotte, vedrai. Dai vabbè, l'importante è che mangi e non stai sempre solo, non fumare che poi ti fa male, ti saluta tuo padre di là. Due vite a fatica, due sensi di marcia, due gruppi di amici e due climi, due lune, due mazzi di chiavi, due luoghi nel tempo, due bar, due fortune, due orari diversi per pranzo e per cena, ma domenica è santa e con più parmigiano, e poi due pazienze a vivere il brutto e il bello trovato e anche quello lasciato laggiù, e due mondi diversi, presente e passato, e due grazie a Dio che non sono restato. Da sola, senza più un baricentro né un io, non sai più tu chi eri, ma non sai ancora quel che sarai, e le strade sbagliate, torni a casa che si è fatto tardi oramai, underground isolata, dopo notti ubriache di oblio.
distante, seduta e il mascara che cola, e dir tutto quello che senti, già lo so che è bloccato l'ingola. Dai, va bello importante che stasera non resti da sola. Vuoi fumare, non può farti male, mind the gap che l'uscita è di là. Due lingue, due vite a fatica, due luoghi nel tempo, due bar, due fortune, due modi diversi di dire affanculo. E quanto è difficile stare a spiegare l'altro posto a chi proprio non riesce a capire. E ci sei solo tu che oramai non sai più, quando sali su un volo che ci mette un giorno, quale chiamare l'andata e quale il ritorno. E poi due mondi diversi, presente e passato, e due grazie a Dio che non sono restato. Ma quanto dura? 11 minuti sto brano? Dura quello che deve durare. No, vabbè, cazzo, ma 11 minuti, porca puttana. È una suite. E beh, certo, certamente. I miei riferimenti sono comunque quelli. Io sono cresciuto, sono nato e cresciuto con i Pink Floyd. Ah. E poi i Pink Floyd di Syd Barrett, quindi diciamo parto da lì, ricordo... La prima volta che sono arrivato a Londra, 1999, un mio amico mi fa: non prendere quel treno che ti porta a Brixton, che Brixton è pericolosa, che non è vero. Io la prima cosa che ho fatto è prendere quel treno. Andando da Charing Cross verso Brixton, sono passato davanti a questo building che adesso è diventata una roba super commerciale, eccetera. Sì, lo so, quello dell'album Animals. Animals, 1977. Sì, no, ma io ci passavo, ragazzi, davanti tutte le volte che atterravo a Gatwick, passavo davanti a questo building. Sì, perché, esatto, perché da sotto poi sali su. E io però, cioè, l'avevo visto soltanto nei dischi, non sapevo che esistesse davvero. Quindi quando sono arrivato ero un ragazzino e proprio le lacrime, capito? Perché sono cresciuto con quei riferimenti e tante delle cose che faccio credo che abbiano quel mondo lì. Qua dietro. Bene. Io mi chiamo Federico. Sono venuto da quando ero ragazzino, mi hanno iniziato a chiamare Fred perché ero fissato con la musica inglese, eccetera. Fred, quando vengo in Inghilterra, gli inglesi, siccome io sono profondamente italiano, radicalmente italiano, hanno italianizzato Fred. Quindi Fredo, hanno iniziato a chiamarmi Fredo. Quando io ho deciso di iniziare questo progetto in italiano, ho utilizzato Fredo e l'ho fatto diventare Freddo.
E quindi c'è un doppio significato. Io tutto sono meno che freddo, quindi sono una persona molto emotiva, profonda, così diciamo. Sono attento a quello che succede dentro di me, forse più di quello che succede fuori. Perciò. Senti, Fredo, vorrei vedere anche un attimino perché tu hai fatto un video che è un video metà tra la natura e i cartoni animati, perché? Quello è bellissimo, quello viene dal primo disco. Quella è la descrizione di una storia d'amore d'estate. E ho descritto proprio la sensazione. Mandane un pezzetto, No, un pezzettino. la mando, non è bello. Che cos'è la descrizione di che cosa? Descrizione di un amore, di un grande amore estivo. C'è presente quegli amori che ti prendono e ti perdi nelle colline, nei riflessi del mare, le agavi, così. A me è successo. C'avevo 25-26 Ma anni e. dove eri? Ad Ascoli Piceno, in quelle parti lì? Ecco. Sì, ero nel mio paesino e questa ragazza di Padova, che è una carissima amica oggi, è Come stata si una cosa chiama? proprio. Diamo anche un nome a questa ragazza, di Una nome. ragazza, Giulia, e la saluto e le voglio molto bene. Ok, Lei Fredo. mi ha ispirato alla poesia. Ricordo che noi ci scambiavamo pizzini d'amore con. Delle parole di poeti sotto a un albero, e questo è l'albero che vedete lì. E tutte le animazioni sono fatte da Nora, che è una disegnatrice animatrice di Roma, bravissima. E abbiamo fatto il video insieme. L'uragano delle scuse, lui è Fredo. Non sei più tu, che non riesco nemmeno un momento a vederti andare via, o restare così, distesa nel sole, nei mille riflessi fra ciglia bagnate, socchiuse sul cuore, mi piacciono, sai. Ma non bastano mai. Non cerco più, né cerchi tu, quel senso lieve di un passo accennato di un'antica poesia. Ma rimane così. Immobile al sole, il ricordo di querce d'ulivi e di baci rubati sotto un'agave in fiore, ti piacciono, sai. Ma non tornano mai, ci piacciono, dai, dai, chissà se tornano mai. Sentimenti e voglie ormai confuse, e restano carezze di parole, polvere che danza in controluce. Ma ti ricordi c'erano le viole, però adesso sembra non ci sono più.
mi sembra non ci sono più. Dici just keep in mind e vuol dire che c'è, cioè, tieni in mente, quindi certo. Alla fine siete rimasti, ma perché finisce la storia d'amore? Una storia d'amore così poetica, perché finisce? Le storie d'amore hanno dei momenti della vita, secondo me, cioè in ogni momento della nostra vita noi possiamo avere delle storie d'amore diverse e con persone diverse che hanno delle caratteristiche diverse, però te la lancio così, come diceva il nostro amico, sostanzialmente c'è sempre una possibilità nuova, no? Sai di chi sto parlando? La stagione dell'amore viene e va. La stagione dell'amore viene e va, sì, e adesso poi entriamo nel mondo di Franco Battiato, però hai ragione di questo fatto qui, però cioè, tu adesso hai una storia d'amore? Sì, c'ho una ragazza che mi permette di fare quello che sto facendo. Inglese? Italiana, mezza italiana e mezza argentina. Ah, cioè c'è proprio una insalata mista, a Londra trovi una mezza italiana, va bene, bene così, va bene. No, ma guarda, è delle mie parti, incontrata per caso a Londra, quindi era proprio destino. E è impossibile, soprattutto a una certa età, condividere una storia seria, profonda, se non ci stanno delle radici comuni. Quindi no, questo è forse le storie finiscono perché non ci sono, insomma, dei minimi comuni denominatori. Comunque, insomma, donne buoi dei paesi tuoi, eh? I vecchi ci prendono sempre, gli anziani nelle loro cose ci prendono sempre. Senti. Una cosa, veniamo a francamente. Allora io quando io non sapevo nulla della storia di Franco Battiato, perché tu poi parli di lui, perché dice Franco ti sei mangiato tutto, appena iniziato il video e inizia a cantare dico ma questo è Franco Battiato, cioè io immediatamente dico ma questo è una canzone stile Franco Battiato, ok? Sì. Perché? Allora ti dico subito onestamente che a me il video con quello lì che mangia riempendosi la bocca è un'immagine che non mi piace. Perché non lo so se tu volevi dare questa sensazione, no? Perché il riempirsi la bocca, spiegami perché. Allora, se guardi l'immagine di questo, parlo un anziano, po' più forte perché si sente piano. Senti, se guardi la persona che sta, l'attore, diciamo. No, secondo me, secondo me tu stai parlando col microfono del computer, sai? Mi senti? No. Qua? No, io sono sul cellulare, guarda, sono sul cellulare. Mi senti bene? No, vuoi parlo più forte. No, ma tu non stai parlando col microfono della cuffia. Io ho la cuffia. Sì, ma tu anche allontani il microfono della cuffia, si sente nella stessa maniera. Vengo più vicino. Vieni un po' più vicino, perché tu non stai parlando con quel microfono. Tu stai parlando col microfonino Dovete sapere che Freddo sa fare i video, sa fare tutto, ha una. Però nelle prove ha fatto cagarissimo, non cagare, cagarissimo. È un macello. Io avevo collegato tutto con la scheda audio, con questo, però non niente, era perché rientrava la mia voce. Non è... esatto. Comunque, per risponderti, per andare al sodo, se guardi la copertina e guardi lui, il modo in cui è vestito, eccetera, ti ricordi Gilgamesh di Franco Battiato? Certo, l'album. Certo. Se tu vedi la copertina, c'è un uomo anziano con un cappello, con un fez turco. Lui ha utilizzato un suo quadro per fare. Io ho praticamente animato quel quadro. Quello che ho fatto è ho deciso di far interpretare a una.
a un qualche cosa che Franco Battiato, a cui Franco Battiato ha dedicato lungo tempo e attenzione nella parte finale della sua vita, che sono i suoi quadri, la pittura, e ho reso animato, vivo quell'uomo, quel quadro lì, che mi ha sempre colpito. Quando dico ti sei mangiato tutto, io quello che voglio dire è che sostanzialmente hai detto tutto tu, e a noi cantautori di oggi hai lasciato ben poco, hai lasciato proprio le briciole. So che quell'immagine è abbastanza forte, però è stata proprio studiata in quella maniera, cioè c'è una sorta di ironia e di devozione nel voler descrivere quello che Franco Battiato è stato ed è tuttora per chi fa arte, per chi fa musica. La canzone non viene a caso, non è che ho scritto la canzone per accattivarmi le attenzioni di chi ama Franco Battiato, eccetera. No, Franco Battiato innanzitutto è patrimonio comune della cultura popolare e artistica italiana. Lui è forse tra tutte le voci italiane, per voci intendo tutti quelli che attraverso l'arte hanno detto qualche cosa nella cultura popolare italiana, che davvero è trans musicale, meta cantautorale, cioè lui è andato oltre con la sua ricerca proprio profonda, spirituale, tutto quello che ha fatto. Se pensiamo alle primissime cose, le persone lo conoscono insomma dal 1979 in poi, i cultori lo conoscono da prima. Io medito con Click nel 1973-74, cioè quando faccio la mia meditazione metto quell'album e mi incontro con un uomo che ha cercato di fare qualche cosa e di lasciare qualche cosa. Quindi nulla è a caso, tutte le volte nei momenti difficili della mia vita sono tornato a lui, alle sue parole, alla sua voce, alla sua fisionomia, fisionomica, insomma, quello, mettiamola come vogliamo. Io so che lì dentro questo autore, cantautore, personaggio, artista, c'è qualche cosa che trascende la musica. E per me è stata una cosa molto importante. Ho scritto la canzone nel primissimo lockdown, l'ho appuntata la canzone, perché vidi un'intervista che gli fece Gianni Minà, bellissima, la trovate su YouTube. A un certo punto Battiato se ne esce con una frase e dopo risponde alla domanda: ho vissuto anni stupendi dentro una stanza. Mi ha fulminato, e io ho appuntato questa parola, questa frase, e è diventata la prima frase di questa conversazione tra me e lui. Lui c'era ancora, era ancora in vita, quindi io sognavo di potergli far ascoltare questa canzone, che è una profonda riflessione, ma allo stesso tempo una roba molto ironica, dove proprio quasi lo prendevo in giro dicendogli: cioè, hai fatto tutto tu, noi che facciamo? Cioè, dimmi che cosa dobbiamo fare e dire noi. E credo che, soprattutto a riguardare questi video e queste cose che ho fatto fino all'anno scorso, diciamo, il mio cambio di sound, di prospettiva, di proiezioni proprio a livello artistico nelle cose che sto facendo oggi, era dovuto riuscire ad uscire con questa prima canzone che introduce un album. Perciò mi sono concentrato e, con questa canzone invito tutti quelli che ascolteranno i singoli che escono per tutto l'anno e poi l'album che uscirà a fine 2023 ad entrare in quella stanza, perché anche il mio modo di scrivere, grazie a Franco Battiato, è completamente cambiato. Grazie alla meditazione, grazie proprio a un processo di cui parlava il ragazzo prima, scusami non ricordo Cristiano, il nome. Cristiano, Turati. Il Cristiano, il cantante, sì, ex cantante dei Nomadi. E dice: se non hai fatto un tuo processo, se non hai fatto un tuo percorso, non hai nulla da dire. Cioè non puoi dire nulla. Io capisco quando tu ho ascoltato e tu dicevi sei imbarazzato perché non riesci a fare domande. Ma il problema non sei tu che devi fare le domande, sono quelli che ti devono dare la possibilità di chiedere qualche cosa su ciò che stanno mettendo sul tavolo, capito? Quello è il discorso. E quindi nella canzone c'è tutto un percorso, nella canzone c'è un percorso, è vero, si parte con l'attenzione a una sonorità Battiato 79, 80, 81, la voce del padrone, eccetera. È voluto, è tutto voluto. Io ho utilizzato degli strumenti, un modo, delle melodie, cioè c'è stata proprio una ricerca precisa. La prima parte è lui che parla, c'è un ritornello ironico, e poi ci sta una seconda strofa che per me è la cosa più profonda e che si collega molto bene alla tua trasmissione di oggi. La strofa dice:
noi, lo so che noi non siamo niente in questo mondo fatto di eroi virtuali falsi e parvenu. Cioè, sai, oggi per noi musicisti che cerchiamo di tirare la testa fuori dall'acqua dell'anonimato, ci hanno fatto credere che bisogna per forza essere social media manager, produttori, questo, quell'altro, cioè dobbiamo essere completi, eccetera, eccetera. C'è una cosa che va condivisa, per carità, perché è così, nel mondo di oggi è così, però il rapporto che si ha con il pubblico è ben altro. Il rapporto che secondo me noi dobbiamo avere con il pubblico è qualcosa di diverso. Forse è lungo come conversazione, però hai dei tempi più stretti. Mi piacerebbe approfondirla perché riguarda tutte le persone che tu, per fortuna, a cui tu per fortuna dai lo spazio, capito? Va bene, grazie Fredo. Ti dico solo che il pubblico... Hai fatto una canzone molto bella, dimmi. Sono due cose. Il pubblico è l'insieme del pubblico, ma è anche l'uno a uno. È la persona che quando tu scrivi una canzone mette le cuffie e ascolta. Quindi noi cantatori dovremmo concentrarci su quello. Grazie Freddo, hai fatto una canzone che potrei aver scritto io, quindi molto bravo. Ok? Ok. Ti saluto, okay. Complimenti. Grazie. Francamente grazie anche un omaggio al nome, Franco Battiato. Ciao Freddo. Certo. Ciao, ciao. Ciao, grazie mille. Ciao. So I get a little bit more of it. Right. And you ready? Yeah, ready. Quella sta andando? Sì. Rosso, action. Abbandono del corpo e niente più. Tutto franco, tu lo sai. Ti sei mangiato tutto. E a me le briciole semmai. Per quando è tempo brutto.
sei mangiato tutto. Wow.